Avevamo chiesto chiarezza perché questa chiarezza doveva arrivare, si doveva cominciare a lavorare e chiarezza c'è stata. Oggi Maurizio Scanavino, che non è Davide e sarebbe l'amministratore delegato della Juve, ha confermato Allegri in un'intervista esclusiva a Sky. Ha confermato che il prossimo allenatore della Juve è Allegri. È un segno di debolezza? Sì, è un segno di debolezza perché in questo momento spendere 40 milioni per tenere un allenatore a casa non lo fa. Poi in futuro faremo altri video, per oggi parliamo della conferma di Massimiliano Allegri. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altre cose importanti, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter perché lì ci sono tante ma tante novità. Allora, questa decisione non mi sorprende, come vedete io nei miei video non ho mai fatto un toto allenatori, non ho mai detto viene questo, ho detto solo che per me Allegri doveva essere esonerato. La società ha deciso diversamente, è un segno di debolezza perché tu così mi fai intendere che non vai a spendere quella cifra e mi dispiace, mi dispiace. Però in questo momento c'è stata una persona che ha messo la faccia, in caso mai le cose non andranno bene, si sa con chi tipo se la devono prendere. È il momento più brutto fra Juventus, società e tifosi perché tutto l'ambiente voleva solo una cosa, l'esonero di Massimiliano Allegri. L'ha tenuto, l'hanno voluto tenere, va bene, è la loro scelta. Ma come si dice, ogni scelta ha una conseguenza. Vediamo le parole di Maurizio Scanavino. Allegri non è mai stato in discussione, ha dichiarato. C'è totale condivisione dei scenari futuri, sia sul mercato che dal punto di vista finanziario. Del tecnico leonese riparte la Juve, dice il giornale, aspettando la decisione della UEFA. Non sono mancati momenti, sempre Scanavino, non sono mancati momenti di confronto con Allegri e di scontro, ha rivelato Scanavino, ma gli incontri e contatti quotidiani hanno consolidato il rapporto che è passato attraverso mesi di bufera. Le critiche tra di noi però sono sempre state costruttive, con la volontà di fare meglio per la Juve e i giocatori. Siamo arrivati terzi sul campo. È un passo da due finali. Dopo un inizio poco positivo, il crollo c'è stato solo nel finale per questioni psicologiche. Già su questo possiamo parlare. Hanno ammesso almeno che l'inizio è stato schifoso. Almeno su questo si sono messi d'accordo. Poi sul finale, che il crollo c'è stato psicologico, è vero, perché non per la penalizzazione, perché si è uscito dall'Europa League. Poi gli hanno fatto il punto. Su Giuntoli ha detto: ho un contratto col Napoli, non mi sembra corretto commentare. Ha proseguito Scanavino. Dobbiamo pensare al futuro velocemente, lasciandosi alle spalle questi momenti brutti. Il nostro gruppo di lavoro è formato da Carlo, con la promozione di Immane, che ha lavorato molto bene. Giovanni ha dimostrato di avere grande capacità a prendere in mano al 100% la fase di mercato che ci aspetta, lasciando Carlo la parte manageriale. Il futuro, una Conference League da preparare. Io semplicemente rinuncerei semplicemente perché siamo la Juve, non ci possiamo abbassare a fare quella coppa, però sempre dipende cosa decide la UE. Le indagini sono ancora in corso, al momento non sappiamo giudicare quello che sarà la Superlega. Con un comunicato abbiamo formulato la nostra decisione di uscire dal progetto. Ok, benissimo. Allora, Allegri è confermato. Oh, sarà l'allenatore della stagione 2023 e 2024. Mi aspetto che alcuni personaggi che sono stati di parola non tifano Juve, parleranno di altri, non parleranno di Juve. Sarà un'annata brutta. L'obiettivo minimo, l'obiettivo massimo stavolta, non ci nascondiamo, entrare nei primi quattro, perché come abbiamo capito, problemi finanziari, saranno venduti tutti i big, andrà a giocare
Allegri, Scanavino, John Elkann, Carlo, non so, andate a giocare voi comunque, andate a giocare voi, non so, io so già, venderanno Chiesa, venderanno Vlahovic, venderanno, giochiamo con Kane in attacco, va bene, dai, va bene, dai, va bene, che dire, è stato confermato. Non si può, si continua con Allegri. Il problema è questo. Noi, come Juve, in questi ultimi anni, Sarri vince lo scudetto esonerato. Pirlo vince l'Eurocoppa Italia, Supercoppa Italiana esonerato. Allegri vince. No, scusate la parola, perde. Una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana e una finale di Coppa Italia. E zero titoli, il primo anno, il secondo anno, zero titoli, confermato. Noi abbiamo problemi economici, dobbiamo vendere Chiesa e Vlahovic, però teniamo Allegri a 7 milioni. Ma scusate, tenere Allegri a 7 milioni, che senso ha? Spiegatemi voi. Che senso ha? Mi dovete spiegare voi. Tenere Allegri a 7 milioni. Cose che non riesce a gestire i giovani. Non riesce a gestire i giovani perché non può allenare i giovani, perché non allena. Che senso ha? Che senso ha? Mi dovete spiegare che senso ha. Però vendiamo i migliori giocatori, teniamo Allegri, vendiamo i migliori giocatori. Allegri sarà l'allenatore della Juve 2023. È stata la conferma di Scanavino. Penso che Allegri in questo momento abbia tirato troppo la corda, che Allegri si aspettava l'esonero. Secondo me Allegri restando alla Juve, non si gioca solo la Juve il prossimo anno, si gioca la sua carriera. E su questo faremo un video. Generica, sono sempre più convinto che vuole vendere la Juve, e per vendere la Juve la deve depreziare, cioè deve diminuire il valore della Juve, e lo sta facendo benissimo. E faremo pure un video sulla decisione di Generica di vendere la Juve. In questo momento mi fa riflettere quello che ha scritto oggi la Repubblica, ricordiamo, giornale della famiglia, proprietà della famiglia, e il Candice. La prossima stagione che vedrà i bianconeri senza Champions e con la Conference League da disputare prevede la conferma di Allegri, l'ha scritto oggi. E un mercato in Spagna con 5 giovani che saranno inseriti nella rosa della prima squadra. Allegri sarà il timoniere di questa stagione di transizione con vista sul futuro. I nomi per il progetto della Juve che parte 2024-2025 sono De Zerbi e Thiago Motta. Semplicemente mi sembra la stessa identica strategia usata in Ferrari quando hanno deciso di non sviluppare il motore per il mondiale, per il campionato 2000, mille, nel campionato 2019-2020 per andare a fare un bellissimo campionato 2021. No, scusate, ho sbagliato io. Decide di non sviluppare il motore 2020-2021 per andare a fare il bellissimo mondiale del 2022 che abbiamo visto. Bella porcheria. Questo sarà un anno transitorio, un anno che l'obiettivo principale della Juve è arrivare ai primi 4 posti, va bene? Siamo diventati questo? Benissimo. Contenti Genelica, contenti tutti quanti. Questa è la Juve, va bene? Allegri, no, all'enovo, confermato allenatore della Juve 2023-2024. Ci vediamo alla prossima, ciao!